Buongiorno, oggi è il 19 aprile 2020, io sono Rufini Veronica e sono in compagnia di Leonardo Francioli. Leonardo, dove sei nato e quando? Sono nato ad Arezzo il 25 gennaio del 1999. E la casa dove abiti si trova nel comune di? Sì, nel comune di Arezzo. Abiti con la tua famiglia? Sì, con i miei genitori e il mio fratello. Bene. Hai un'attività lavorativa? Al momento diciamo che ho un'attività di stage. Ok, quindi comunque non è retribuito, ma comunque è un'esperienza Aiuto, formativa. aiuto, sì. Ok, quali sono i tuoi hobby? Ah, mi piace suonare la chitarra, cantare e lavorare, montare video al computer. Parlando dell'esperienza, insomma, che stiamo vivendo adesso, quindi del coronavirus, la prima volta che hai sentito parlare del Covid-19, cos'è che hai pensato? La prima volta che ho sentito parlare del Covid-19 era in Cina, appunto, e non gli ho dato nemmeno molta importanza, cioè nel senso ho detto, ok, è un virus, sperando che, cioè sperando no, però che non venga mai qua in Italia, che non si diffonda in altri posti, però alla fine è successo quello che è successo e siamo rimasti chiusi in casa. Diciamo. Quindi diciamo che inizialmente la tua percezione era quella che ci hai detto, però poi con il tempo è cambiata. Certo. E come è cambiata? È cambiata nel senso che non in modo disperato, però siamo dovuti più o meno tutti rimanere a casa perché è arrivato il Covid-19 anche qua in Italia e c'è stato anche un attimo di paura, diciamo. Che magari non si potesse uscire per molto tempo, non potessimo vedere le persone che più care per noi. E quindi, appena arrivato qua in Italia c'è stata anche molta paura. Quindi diciamo che questa è stata una situazione che comunque anche preoccupa, no, le persone in Certo, generale. E assolutamente. personalmente a te cos'è che ti preoccupa di più in questa situazione? In questa situazione a me personalmente, ragazzo di 21 anni, mi preoccupa magari non vedere le persone, care, sapere che magari comunque c'è ancora gente che va in giro per le strade senza mascherina, senza guanti, senza protezione di nulla. Questa è la mia percezione, è quello che mi preoccupa di più a me. Va bene, quando appunto lavoravi, comunque facevi questo stage, tu facevi degli spostamenti, quindi prendevi la macchina per andare nel posto in cui facevi questo stage? Sì, prendevo la macchina e andavo appunto al lavoro, tra virgolette, e però fortunatamente il mio capo mi ha detto di rimanere a casa e di comunque di lavorare da casa. Sì. Quindi smart working, in questo caso è cambiata così la tua attività lavorativa. Lavori tanto quanto prima, diciamo, meno. No, sicuramente lavoro di meno, gli dedico, ma non perché l'ho deciso io, perché me l'hanno detto loro. Gli dedico un'oretta, due al massimo al giorno, tranne appunto il sabato e la domenica. Bene, capito. E oltre all'attività lavorativa, diciamo, come trovi che sia cambiata la tua vita quotidiana? Cioè, raccontaci come si svolge la tua giornata. Allora, la mia vita quotidiana è cambiata moltissimo, cioè nel senso io la mattina mi svegliavo presto, relativamente presto, e andavo a lavorare, poi uscivo e tornavo a casa a mangiare e ora è tutto completamente diverso, cioè la mattina comunque mi sveglio un pochino più tardi, vado a mangiare con la mia famiglia, il pomeriggio magari lavoro quell'oretta, due, e poi non so più cosa fare. E magari comunque mi metto al computer e mi metto a montare video, roba del genere, che però sono divertimenti miei, diciamo. Certo che sono i tuoi hobby. Sì, esatto. E,
Ti occupi tu di andare a fare la spesa o i tuoi genitori? No, si occupano i miei genitori, soltanto una volta ho aiutato appunto mia madre andare a prendere la spesa perché mio padre lavorava ancora. E dove in generale andate nei supermercati, diciamo più grandi, ogni quanto andate, e in generale se appunto sfruttate quelli che avete più vicino a casa o se andate in punti più Sì, lontani. sfruttiamo quello che abbiamo più vicino a casa e è uno dei più grandi, penso il più grande ad Arezzo. E infatti l'ultima volta che sono stato a fare la spesa c'era anche molta gente, fortunatamente quella molta gente aveva preso le precauzioni giuste, cioè aveva la mascherina, i guanti e tutto. E la volta in cui sei andato te, diciamo, è stata un'esperienza positiva o negativa? Cioè, nel senso, appunto, con le norme che ci sono, se per te è stata una cosa di impatto, se ti sei sentito diverso, qualsiasi cosa. No, diverso non mi sono sentito. L'unica cosa che riesco a dire è che secondo me fanno comunque entrare troppa gente all'interno di luoghi magari chiusi, anche con le dovute precauzioni, però è comunque sempre troppa gente. Ok, quindi comunque la tua, cioè la tua sensazione nei confronti di questa esperienza, di quando sei andato a fare la spesa, è stata positiva o negativa in generale? Forse un pochino più negativa che positiva. Ok, rispetto al solito. In generale, ovviamente essendo un ragazzo di 21 anni, sicuramente sono cambiate anche le relazioni che hai nei confronti degli amici, anche magari di parenti che non abitano con te. Sì. E come hai trovato, come sono cambiate le cose per te? Troppo. Non vedo più praticamente i miei nonni, non li vedo più anche se stanno comunque a pochi metri da casa mia e non vedo più nemmeno i miei amici perché non posso uscire la sera magari anche con un mio amico a fumare una sigaretta, roba del genere. Va bene. E quindi in generale questa sensazione e queste relazioni che un po' in un certo senso ci sono negate, è una cosa, per te è un aspetto negativo o comunque restrittivo. È negativo, però comunque ne abbiamo bisogno, cioè è negativo, cioè per me è visto come negativa perché non posso vedere persone care, però è positivo perché comunque magari facendo tutto quello che stiamo facendo, dopo potremmo riuscire con queste persone care. Per te in questa situazione che stiamo vivendo, qual è la cosa più difficile? Allora, secondo me la cosa più difficile, almeno dal mio punto di vista, per un ragazzo di 21 anni, tra l'uscire la sera, è una delle cose più difficili, secondo me, ma anche solo magari, andare a fare la spesa ogni 2-3 settimane e magari cercare di prendere un pochino più di roba per riuscire a arrivare alla terza settimana senza andare a fare la spesa. Quindi in generale quello che, di cosa senti più la mancanza, la cosa appunto difficile, come hai detto, magari è anche l'organizzazione, in questo caso che una famiglia ha, perché deve appunto riguardarsi anche, di sicuro Certo. non si può, cioè perlomeno il buon senso indica di non andare a fare la spesa tutti i giorni, quello senz'altro, però di cosa senti di più la mancanza, magari appunto delle relazioni o di Sì, qualsiasi cosa. la mancanza la sento molto di più di magari non uscire la sera o non andare a trovare la mia ragazza una volta ogni tanto, roba del genere. Non vedere più i miei amici la sera, non uscire tutti insieme. Quella è la cosa che mi manca di più. Capito. Allora, la maturità tu l'hai già fatta? Sì. L'anno scorso. Sì, un po' duro.
Sì, in generale, cambiando un attimo, diciamo sempre sul piano del coronavirus, però spostandosi sul piano scolastico, Sì. chiaramente, diciamo che non hai metodi di paragone che puoi vedere nella tua vita reale, di come si sta evolvendo adesso la scuola. Però magari non so, per sentito dire o ai telegiornali o qualsiasi altra cosa, se magari hai qualche amico, qualcuno che sta seguendo lezioni online o comunque che va a scuola o qualsiasi cosa. Ti chiedo, secondo te, come è cambiata la partecipazione alle attività scolastiche per il metodo che stanno utilizzando? Trovi che sia positivo, che i ragazzi magari siano comunque coinvolti e qualsiasi cosa, come pensi siano cambiati i rapporti in generale fra scuola e studenti? Trovo che sia positivo il trovare altri metodi per far seguire le lezioni ai ragazzi delle superiori o dell'università, però riesco a vedere tramite alcune persone, magari più piccole di me, che non che non sia il metodo giusto, però che i ragazzi online riescano a fare più quello che vogliono, cioè nel senso se uno non vuole ascoltare, magari prende semplicemente il computer, entra nella lezione e non ascolta. È comunque una cosa positiva che ci siano queste lezioni, però non tutti riescono a vederla così, specialmente i ragazzi che vanno a scuola, sicuramente. Quindi, cioè, in generale è una cosa che per forza di cose va fatta, perché non c'è altro modo al momento, perlomeno, per poter svolgere le lezioni. Però, quindi in generale diciamo che quello che ne vince da questa cosa è che comunque i professori, comunque i maestri, gli insegnanti in generale cioè, potrebbero avere più difficoltà in Sì, questo senso. quello sicuramente, però è il metodo che ora dobbiamo usare perché non c'è secondo me altro metodo. Sicuramente. E dato che appunto sei, diciamo, fresco della scuola, comunque della maturità, ecco, come pensi che potrebbero affrontare i ragazzi che devono fare quest'anno la maturità? Ma sinceramente non lo so. Cioè, so che dovranno affrontare, o almeno ho saputo così, dovranno affrontare soltanto l'orale. Ancora comunque è una Oh, cosa cioè, da sì, decidere, però. non so come funziona. So che dovranno affrontare per ora soltanto l'orale e dico che secondo me è un punto a loro sfavore. Perché comunque erano le prove scritte, riuscivi comunque ad alzare il voto del voto finale. E Diciamo secondo che me in genere. sì, gli vanno molto a sfavore se devono fare soltanto l'orale, secondo me. E se pensi a te, se tu avessi dovuto fare la maturità quest'anno, la tua sensazione interiore, magari il livello di stress, di ansia, sarebbe stato maggiore o comunque sarebbe stata più preoccupazione in generale? Sì, non sono un tipo molto ansioso, ma sono sicuro che in questa situazione avrei avuto, no, paura di più. Non per scoraggiare quelli che fanno la maturità, però avrei avuto paura. E, diciamo che se tu potessi lanciare un appello agli insegnanti che ad oggi devono fare le video lezioni, cercando comunque di coinvolgere i ragazzi, gli alunni, insomma, attraverso un computer che non è semplice, cosa gli vorresti dire? Oddio, non saprei. Cioè, magari di coinvolgerli di più in qualche modo, magari, che ne so, anche di far vedere un film. Gli dice magari, tra virgolette, o un esempio, la professoressa d'italiano gli dice: guardate questo film che
la prossima volta che facciamo lezione assieme, ne parliamo e cerchiamo di capire come è successo tutto quello che è successo durante il film, di coinvolgerli di più, di fargli fare anche cose che magari piacciono di più ai ragazzi delle scuole superiori. Almeno, cioè, questo è quello che penso io, perché non so personalmente cosa potrebbero fare. E invece so che comunque non è, diciamo che non è per te un campo conosciuto, tra virgolette, perché appunto non hai bambini con cui comunque a che fare. E comunque anche comunque la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado fanno anche loro le video lezioni. Sì. E alle maestre e maestri, cosa vorresti dire? Perché comunque magari con un ragazzo delle superiori può essere no, non più semplice, però comunque riesci a decidere anche un po' di più, mentre per un bambino è più difficile magari tenerlo davanti a un computer per un po' di tempo, insomma. Cosa diresti alle maestre e ai maestri in generale in questo caso? Però ora io non stiamo parlando sia di elementari che di medie. Si parla di tutto il sistema scolastico in generale. Tu prima ti sei focalizzato maggiormente sulle superiori, Io però però. c'è da pensare che tutti i gradi fanno le video lezioni e Sì, ogni certo. grado appunto è diverso. E mi chiedevo cosa ne pensassi invece anche riguardo appunto la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Allora, secondo me, per le scuole elementari non dico che sia più semplice, però magari i bambini che fanno le video lezioni magari la possono vedere anche come una cosa nuova, cioè dice sento la mia maestra tramite il computer e dice vabbè cerco di stare attento o comunque pensa che sia una cosa nuova, secondo me, e quindi riesce a stare attento, riesce ad ascoltare, anche se comunque a 7-8 anni stare davanti a un computer non è il massimo. E secondo me alle medie è forse la parte più difficile perché sono ragazzini, non sono bambini, non sono grandi, sono dei ragazzetti che magari pensano di poter non andare a lezione, di fare un po' quello che vogliono e secondo me quello è il campo più difficile, quello delle medie, perché appunto fanno un po' quello che gli pare anche avendo comunque dei genitori che gli stanno dietro. Certo, comunque però non sempre appunto i genitori sono Appunto. presenti, soprattutto per chi magari lavora, chi è tornato al lavoro e quant'altro. Comunque in generale trovi che quello che il ruolo che in questo momento stanno svolgendo gli insegnanti sia particolare, cioè sia più difficile rispetto al solito o Sì, comunque quindi assolutamente. se gli potessi dire qualcosa in questo caso sarebbe di non so. In bocca al lupo prima di tutto. E poi non saprei altre cose da potergli dire, cioè io non vorrei essere nei loro panni e non so cosa dire a tutti i professori perché non riesco a percepire la stessa cosa che fanno loro. Certo, comunque in generale, come hai detto, cercare di coinvolgere i ragazzi è la cosa Sì, principale, secondo me perché sì. appunto non è una situazione facile per nessuno. Una volta che abbiamo finito appunto questa parte relativa all'ambito scolastico, ritorniamo un attimo alla parte, diciamo, più personale riguardante appunto la situazione che stiamo vivendo. Tu, con la tua famiglia, diciamo anche, come avete risposto all'appello del governo di autoisolamento? Cioè, siete rimasti in casa seguendo appunto quello che ci è stato, detto, oppure. Sì, noi siamo rimasti tutti in casa, purtroppo o per fortuna, mio padre e mio fratello lavorano ancora e quindi loro sono costretti ad uscire praticamente 5 giorni su 7 tutte le mattine per poter lavorare. E
Ecco, che tu sappia, comunque, insomma, se te lo hanno fatto sapere, loro al lavoro, hanno comunque chiaramente delle norme che devono Sì. seguire o comunque ci sono le giuste precauzioni, ecco. Sì. Infatti, mio fratello che lavorava spesso in coppia o in tre, adesso lo fanno lavorare da solo, e mio padre, essendo in una sorta cioè praticamente in una stanza da solo, quindi non ha avuto problemi e doveva indossare anche già da prima guanti e mascherina. E quindi è rimasto più o meno come prima. Perfetto. Questa situazione possiamo dire che in qualche modo ha cambiato un po' come dire, anche noi stessi a livello anche magari psicologico, possiamo dire, perché comunque è una situazione che prova alcune persone, mette alla prova. Sì, E assolutamente. anche magari questo si può riscontrare anche magari a livello fisico. E tu personalmente hai notato dei cambiamenti sia a livello della tua salute psicologica e fisica? Sì, ho notato cambiamenti perché passano delle giornate in cui non riesco veramente a fare nulla e mi dico, oddio, non ce la faccio più di stare in casa. E passano delle giornate in cui dico, Madonna, vabbè, dai, oggi sto a casa, visto che ho questa giornata libera, me la prendo, faccio esercizi, magari guardo un film, gioco un po' ai videogiochi. Roba del genere, magari mi prendo comunque una giornata per fare un po' di tutto quello che mi piace, e però ci sono giornate che sono molto, molto più provato da questa situazione. Ok, quindi si va in generale un po' anche a momenti alterni, possiamo Sì, dire. esatto. E come hai detto, quindi durante alcune giornate in particolare sei, possiamo dire, più ispirato, tra Sì. virgolette, e altre invece un po' meno. E durante questi giorni, quindi, tu, appunto, per poter allentare la tensione, per avere dei momenti di svago, cosa hai fatto? Io ho sempre cercato di fare qualcosa che mi elettrizzi, diciamo. Sicché ho sempre cercato di fare esercizi, ho sempre cercato di suonare la chitarra, di cantare, di giocare a un videogioco magari che mi prende, roba del genere. Comunque qualcosa che mi prenda comunque molto forte. Ok, in generale ci sono stati dei cambiamenti riguardanti le tue abitudini, relativamente alla lettura, alla visione di film, video, musica, quindi come hai detto appunto sì, durante la giornata, ti focalizzi, appunto hai potuto vedere i cambiamenti, se sono Sì, aumentati in questo caso. assolutamente. Cioè, non sono mai stato un ragazzo che legge molto, però mi sono accorto comunque di avere a casa molti fumetti e praticamente ne ho letti tantissimi in quest'ultimo periodo, come per esempio per i film. Cioè, io magari ogni sera mi metto nel letto o nella scrivania e mi guardo un film. Anche durante la giornata, magari. Ecco, relativamente a queste, diciamo, passioni che hai, che ci hai fatto capire che hai, tu al di fuori del tuo puro hobby, fai anche attività relativamente a queste cose qua? Sì, faccio appunto teatro con una compagnia teatrale dove si fa musical, facciamo canto, danza e recitazione. E inoltre abbiamo una band con dei miei amici dove faccio il cantante. E ecco, relativamente a questo, come hai potuto, cioè, come sono cambiate le cose? Perché chiaramente non potendovi vedere, avete comunque continuato la vostra attività utilizzando altre metodologie? Avete trovato che questa è andata un pochino più a perdersi? Allora, abbiamo cercato di comunque andare avanti. E infatti abbiamo anche messo alcuni video, praticamente io registravo a casa cantando e magari il chitarrista mi suonava un pezzo e lo mettevamo insieme e facevamo una canzone. Però comunque ho visto i cambiamenti perché anche comunque loro abitando più lontano
non si può proprio incontrarci e un po' è scesa, cioè le prove prima le facevamo una o due volte alla settimana, adesso è più di un mese che non le facciamo. Certo. E per quanto riguarda invece musical, il teatro con gli altri compagni o comunque con le insegnanti, come Allora, state? praticamente musical noi ci trovavamo una volta alla settimana e adesso non ci troviamo più, però cerchiamo qualche volta di fare videochiamate su Skype, dove si può ripetere magari il copione, dove ci si può dare una mano a vicenda. E appunto con i maestri, con la mia maestra di canto, ogni tanto faccio appunto delle videochiamate. Per fare esercizi canori e per fargli sentire appunto gli esercizi che ho fatto durante tutta la settimana. Quindi diciamo che per tenersi in contatto con le persone ad oggi è molto importante la tecnologia. Assolutamente sì. Esatto, e quindi ecco, per parlare con le altre persone, ecco, che ruolo pensi che in questo caso svolga la tecnologia, ecco? Io penso adesso, e ho sempre pensato anche fuori dalla quarantena, che la tecnologia sia una delle cose fondamentali del tempo d'oggi, perché a pensarci una persona che magari lavora come social media manager non può fare nulla senza un computer, senza un telefono. E quindi, cioè, secondo me, gioca un ruolo essenziale nella società d'oggi, appunto. Bene. Allora, una domanda un po' più personale, possiamo dire. Questa esperienza in te ha modificato qualcosa nelle tue condizioni religiose, se le avevi o meno? No, fondamentalmente no, sono sempre stato credente, e non, però questa situazione non ha cambiato, cioè non è cambiato nulla, cioè a parte che non vado più a messa, ma comunque non era una cosa, una priorità, diciamo. Certo, perché diciamo che in generale in periodi come questi in tanti si appellano anche alla religione in questo senso, pregando e più fortemente del solito, altri invece credono che sia colpa di qualcuno se capitano certe cose. No, non penso né che sia colpa di qualcuno e non penso nemmeno che pregando si risolva il tutto. No, certo, però appunto ecco, le tue convinzioni comunque in generale non sono cambiate, o No, comunque no, anche assolutamente. i fatti, ecco, possiamo dire, le pratiche religiose non si sono modificate molto. Va bene, allora siamo quasi giunti al termine. Ti volevo fare l'ultima domanda. Sì. Riguardante il futuro di questa situazione, ecco. Quale futuro immagini al termine di questa esperienza? Allora, al termine di questa esperienza suppongo che comunque non tutti, cioè al termine io intendo quando magari potremo riuscire, però suppongo che negozi, ristoranti, bar, roba del genere ancora non possano riaprire. E quindi secondo me ci sarà un problema economico che prenderà praticamente tutto il paese, secondo me. Certo, e quindi in generale come pensi che le persone magari si comporteranno alla fine di questa esperienza, possiamo dire, nel senso che pensi sia comunque una situazione questa che lascerà il segno nei confronti di tutte le persone o che si ritornerà alla normalità molto velocemente? No, secondo me lascerà un segno molto molto importante alle persone e che non ritorneremo alla normalità, cioè subito no. Magari aspettando un po' di tempo, magari si può parlare anche di mesi, un anno, magari potremo tornare alla normalità a quel punto.
E nel tuo piccolo, cioè nella tua quotidianità, come vedi il futuro alla fine di questa esperienza? Nella mia quotidianità lo vedo, tra virgolette, migliore, nel senso che io sono una persona che mi piace uscire, mi piace stare con i miei amici e magari anche soltanto vedersi un'oretta, due la sera, anche se magari non possiamo stare vicini, dobbiamo metterci la mascherina e tutto, penso sia una cosa migliore a quella che abbiamo adesso, perché comunque possiamo vederci, possiamo scherzare insieme. E la quotidianità come cambierà? Cioè, pensi che appunto al di fuori delle nostre case comunque ci saranno delle norme da dover seguire e Quello sicuramente, cioè non è che appena ci diranno di poter riuscire, la gente potrà fare grupponi da 10-20 persone, tutti senza mascherina, tutti vicini, tutti. Ci saranno delle norme, cioè ci sarà ancora da portare la mascherina per un periodo, e suppongo che anche al di fuori delle nostre case e tutto. certo. E ecco, secondo te invece quale sarà il futuro della scuola, cioè del modo di fare scuola? Perché appunto in questi giorni si parla chiaramente delle scuole che dovranno riaprire, si spera, nei mesi di settembre, però chiaramente appunto si dovranno sempre prendere varie precauzioni. E come pensi che questo sarà in futuro? Penso che comunque, secondo me, le persone dovranno comunque avere una mascherina, all'interno dell'ambiente scolastico e, secondo me, fare più classi con meno persone, evitando così di riavviare tutto il processo che stiamo vivendo adesso. Però non so che altro fare. Dover continuare ancora online la vedo una cosa abbastanza forzata, perché non, secondo me, ok, sì, per questo periodo va bene, però riniziare a settembre sempre online non fa bene, secondo me, alle persone, agli studenti, diciamo. Va bene. Allora, ti chiedo l'ultima cosa di fare un commento generale, su tutto, in generale su quello che stiamo vivendo, se hai qualcosa in più che vuoi dire, e qualsiasi cosa, insomma. Niente, non ho niente in più da dire. L'unica cosa che devo dire è che spero che il prima possibile ci facciano riuscire, o magari anche soltanto un'oretta la sera per fare una passeggiata con i propri amici, con la propria ragazza, e comunque di stare comunque attenti e di stare comunque a casa finché non ci dicono che ci sia via libera. Perfetto, allora ti ringrazio per questa Grazie intervista. Arrivederci.